cos'è il bosone di Higgs. Un accenno storico, una chiara connotazione del problema, un paio di esempi elementari e il bosone di Higgs è servito. Facile, come bere un bicchiere d'acqua. Come faccio? Facile, come mangiare una manciata di crocchette. Meglio? Oggi siamo a stretto contatto con la meccanica quantistica. Calma e sangue freddo. La quantistica si occupa di particelle, del mondo subatomico, dell'infinitamente piccolo. E fin qua? Allora, ci sono quattro forze fondamentali in natura. Una è la gravitazione, ma non ci interessa perché in questo mondo di particelle non conta praticamente nulla. Le altre tre, molto maggiori, sono la forza elettromagnetica e le forze nucleari, la debole e la forte. La forte è più forte di quella debole. Vabbè. No, è che dopo dico la quantistica è difficile. Negli anni 60 ci si accorge che il modello standard è un modello matematico che utilizziamo per prevedere. È in pratica una serie di equazioni, sono delle relazioni matematiche che legano tutta una serie di grandezze fisiche. È un po' come una centrifuga, ci chiediamo che cosa succede se ci butto dentro 3 etti di zucchine, 2 limoni, 4 gambi di sedano, uno spicchio d'aglio, un po' di zenzero e dello scalogno. Tra l'altro porta malissimo. E poi frullo tutto? È il modello matematico che ti dà una risposta. Viene una schifezza. Ma se il modello funziona, non è necessario eseguire l'esperimento. È il modello che ti dice quello che succede. Se invece voglio verificare se il modello effettivamente è valido, allora eseguo l'esperimento. Metto tutto nella centrifuga, frullo e... È una schifezza. Il modello matematico funziona. Il modello standard della fisica delle particelle permette di fare delle previsioni sui risultati delle collisioni tra le particelle, collisioni che avvengono all'interno degli acceleratori di particelle. Si chiamano acceleratori di particelle perché sono le particelle. Invece che la frutta e la verdura che abbiamo messo nel frullatore, ci mettiamo le grandezze fisiche che entrano in gioco. Poi frulliamo, ossia facciamo girare il modello matematico e vediamo il risultato. Se volete sapere qualcosa di più sul CERN, io vi consiglio di vedere questo video di Science for Fun. È bellissimo. Lui è bravissimo e il video vi dà veramente un'idea di quello che succede all'interno del centro di ricerca più importante del mondo. Negli anni 60 si nota una contraddizione. Il modello, ossia la teoria, prevedeva che le particelle avessero massa nulla. E ci sono particelle di massa nulla, i fotoni per esempio. Ma la maggior parte delle particelle ha una massa che possiamo misurare, come gli elettroni, il quark. A questo punto i fisici hanno detto, beh, bisogna modificare il modello perché non interpreta correttamente la realtà. Ma questi tre dissero no. Secondo noi hanno ragione le equazioni. È sbagliata la realtà. La nostra percezione della realtà. Sì, boh, è per fare l'effetto, adesso se dico era sbagliata la nostra percezione, cambia canale. Qualcuno un giorno disse: la scommessa della fisica è spiegare il reale attraverso l'impossibile. Col tempo abbiamo imparato che quando i risultati non interpretano correttamente la realtà, abbiamo 3 casi possibili. Primo, vanno cambiate le leggi. Ad esempio, se passate dal modello di Newton a quello di Einstein, che è completamente diverso. Secondo, può essere che i fatti siano male interpretati. Facciamo un esempio, la legge della caduta dei corpi. Aristotele dice, i corpi più pesanti, come no, cadono più velocemente rispetto a quelli più leggeri. Basta provare. Eccoci con la prova. Prendiamo un libro e un pezzo di carta. Il libro è più pesante del pezzo di carta. E li lasciamo cadere. Il libro è arrivato a terra prima, perché è più pesante. Aristotele sembrerebbe avere ragione. Scusa Aristotele, posso fare un piccolo esperimento giusto per verificare? Siccome dici tu il foglio cade più lentamente rispetto al libro, vuol dire che se io metto un foglio sopra il libro e li lascio cadere, dovrei vedere arrivare a terra prima il libro e dopo un po' arrivare il foglio, giusto? Proviamo. Aristotele? Hai detto una vaccata. Ma ci sono voluti 1900 anni prima che arrivasse Galileo e capisse che era l'effetto dell'aria che faceva sì che i corpi cadessero a velocità diverse. Galileo intuì, senza poterlo dimostrare, che i corpi nel vuoto sarebbero caduti tutti alla stessa velocità. E questa è classe. Ma soprattutto aveva intuito che l'esperienza poteva darci delle informazioni sbagliate. Il terzo caso ipotizza che ci siano cose che non conosciamo che, se esistessero, ristabilirebbero l'accordo fra realtà e teoria. E qui ci vuole fantasia.
Ed è a questo che pensano Higgs and Company nel 1964. Una paginetta e mezzo di calcoli. I tre giovani fisici hanno dato ragione alle equazioni e hanno pensato che le particelle avessero effettivamente massa nulla. Ma se avessero massa nulla viaggerebbero alla velocità della luce e invece vanno più lente, quindi hanno un'inerzia, dunque una massa. Come facciamo a pensare a un oggetto che non ha massa? Per noi la massa è legata intrinsecamente alla materia. Ma i tre dicono, no, dai tempi di Newton, noi fisici ci sbagliamo sul significato del concetto di massa. Perché non immaginare che la massa delle particelle sia una proprietà secondaria e non primitiva, derivata dal fatto che queste particelle di massa nulla interagiscono con qualcosa che c'è nel vuoto, che quindi non è vuoto. Supponiamo che il vuoto contenga qualcosa e che l'interazione tra le particelle e questo qualcosa che c'è nel vuoto si manifesti come un'inerzia delle particelle e quindi ci dia la sensazione che le particelle abbiano una massa. Non ci avete capito molto? Basta fare l'esempio della nuotatrice ungherese. Chi non conosce l'esempio della nuotatrice ungherese? Si prende una nuotatrice ungherese a caso, Zsuzsanna Jakabos. A caso, prima che è saltata fuori. Sappiamo che Zsuzsanna, Zsuzsi per gli amici, e noi vogliamo essere amici di Zsuzsi. Basta! Dicevo, sappiamo che Zsuzsi nuota a una certa velocità. La mettiamo in vasca, lei comincia a nuotare e ci accorgiamo che è più lenta di quello che ci aspettiamo. Ignoriamo però che nella vasca dove sta nuotando Zsuzsi c'è un dispositivo sott'acqua che crea una corrente contraria al moto della nuotatrice. È per questo che va più lenta, deve andare contro la corrente. Ma noi non sappiamo che c'è una corrente e quindi deduciamo, per esempio, che ha mangiato troppo, che si è appesantita e di conseguenza è più lenta. Ma ci sbagliamo, perché lei nuota esattamente come tutti gli altri giorni. È l'effetto della corrente che la rallenta. Ma noi, che ignoriamo l'effetto della corrente, ci convinciamo che si è divorato un bue muschiato prima di entrare in vasca. Alla luce di questo esempio, torniamo a dire quello che dicevamo prima. La particella la vediamo più appesantita, ma lei, come la nuotatrice, non lo è. Va più lenta perché è immersa in qualcosa che la rallenta. Quindi, per effetto di questo rallentamento, la particella ci appare come se avesse una massa. Questa incredibile idea è stata confermata dopo 48 anni di ricerca. Il bosone dunque è la particella associata a questo campo che è nel vuoto, col quale le particelle di massa nulla interagiscono. Il campo dà massa alle particelle. O meglio, le fa apparire come se avessero una massa. La conclusione è che gli oggetti elementari hanno una massa perché il vuoto non è vuoto, ma è formato da qualcosa che sono campi quantistici allo stato fondamentale. Ok, andiamo più sul facile. Sul poetico quasi. Citerei Etienne Klein che veramente ci illumina d'immenso con le sue conferenze. Il vuoto di fatto è una sorta di prologo della materia, ossia contiene virtualmente gli oggetti materiali che non hanno energia sufficiente a manifestarsi, ma sono in ogni caso già presenti nel vuoto quantico, che è un vuoto che non è vuoto. Per capirlo si è dovuto immaginare una realtà con delle cose che non conoscevamo. Un'ultima cosa, come l'abbiamo scoperto il bosone di Higgs? Cosa hanno fatto al CERN? Allora, in un certo senso ci si aspettava che ci fosse, perché il modello standard in effetti lo prevedeva, e il modello standard non ha mai ciccato un colpo, e neanche questa volta. Il problema era che il modello non era in grado di prevedere la massa del bosone. Quindi al CERN hanno dovuto fare tutta una serie di esperimenti in varie situazioni per determinare questa massa. Quindi sono andati alla ricerca di queste particelle di bassa energia che non si manifestavano, che erano presenti praticamente nel vuoto. Cioè, non esistono realmente, sono particelle in potenza. Provate a immaginarvi delle particelle pigre che non hanno energia sufficiente per arrivare al mondo della realtà, sprofondate in un divano, un po' come Gualtiero, che è sprofondato nel puff. Voi non lo vedete, non scorgete il muso, non sapete che lì c'è qualcosa, ma in realtà lì c'è un gatto e bisogna dargli energia per farlo uscire, perché possiamo rilevarlo. Quindi ricordargli ad esempio che è un gatto e come tale ha sempre fame. E quindi per dare a lui energia, per esempio, potremmo usare una parola. Pappa! È emerso dal vuoto quantico. Un esempio più calzante forse è quello di immaginare un seme che sta sottoterra. Non è una pianta, ma è una pianta in potenza. Bisogna dargli da bere perché si manifesti la pianta. Allora, al CERN hanno fatto collidere delle particelle reali, dei protoni in questo caso, che hanno lasciato una parte della loro energia nel vuoto. Le particelle pigre hanno assorbito questa energia, un po' come il seme prende l'acqua e si manifesta come pianta, e sono diventate reali prendendo pure un po' di energia cinetica in modo da poterle rilevare. E a grandi linee è così che è stato scoperto il bosone di Higgs. Concludendo, quindi la massa è una proprietà secondaria dell'oggetto che risulta dall'interazione col vuoto che contiene i bosoni di Higgs. Caro il mio Leo Ortolani, dovrei rimpiazzare l'espressione fletto i muscoli e sono nel vuoto con fletto i muscoli e sono nel bosone di Higgs.
Se vi è piaciuta la puntata, condividetela, fatela girare sui social network, ditelo agli amici. Del resto, questi canali per poter andare avanti hanno bisogno del passaparola. Quindi io ho messo la parola, adesso ci vuole qualcuno che la passi. Questa è la divulgazione col tiro, rendere accessibili a tutti dei concetti complessi. Ma bisogna essere capace a farlo. E dai, dopo magari tiriamo giù da internet il nome di qualcuno bravo e chiediamo come si fa. Sai perché il cielo è blu?